Benvenuti cari amici di pomeriggio a questo nuovo appuntamento con il nostro uomo da Milano. È con me in collegamento, come sempre, Simone Zappacosta. Ciao Simone. Ciao Barbara, ciao a tutti. Allora Simone, com'è intanto lì, come si sta a Milano? Come va questa Milano da bere, sempre così attiva? Sempre attiva, frenetica. C'è stato un po' brutto tempo, però ci voleva, ci voleva. Eh beh, è inverno. Senti Simone, tra l'altro, cosa ci porti? Ci porti in questa puntata dei tuoi approfondimenti milanesi, in realtà ci porti lontano da Milano. Sono andato via da Milano, effettivamente. Sono stato a Sanremo perché la settimana della musica italiana si è svolta a Oh. Sanremo e non potevamo E mancare. non potevi mancare, non potevi mancare, sei anche tu approdato a Sanremo, tra l'altro con uno dei tuoi cantanti. Sì, con uno dei miei cantanti che non si è esibito dal festival, purtroppo. Ma siamo riusciti a portarlo ad esibirsi in un evento speciale che è collaterale al festival. Durante tutta la settimana c'è uno spazio creato da SIAE dove si alternano dei talk sul music business e degli showcase degli artisti emergenti italiani. Ecco, sì, c'è un grande affare alla Casa della Musica della SIAE, perché appunto si parla di musica, non solo, non si ascolta solo la musica, ma si parla proprio di come la musica poi sia, no, una chiave importante nell'economia di questa nostra nazione. E tu sei andato proprio alla Casa della Musica con Atarde. Con Atarde, sì, che è stato invitato ad esibirsi in un piccolo showcase sabato, il giorno della finale. Sabato, che era proprio il giorno in cui il festival, tra l'altro, si concludeva, quindi voi eravate proprio lì. Sì, nel fermento di tutti quanti che erano pronti. Senti, siccome so che hai fatto delle belle immagini, insomma, una bella chiacchierata con Atarde, lo vedremo anche suonare. Io direi di mandare subito il tuo servizio. Va benissimo. Eccolo allora, regia. Vediamo il servizio del nostro inviato Simone Zappacosta, questa volta da Sanremo. Mi perdo nelle vene che il buio c'è per te, per me. Ti pare mi perdo una porta che non lo sapevo nemmeno che c'è. Al concerto restiamo in tre, tuo padre e io che canto in me. Grazie che cantavi a memoria, ma penso che non mi ricordo Ciao Leonardo, per chi non ti conoscesse, tu sei Atarde, un cantatore di Ancona, e hai appena concluso una tua performance qui alla Casa della Musica di SIAE a Sanremo. Che esperienza è stata? stato un bellissimo momento. Nella cornice di Sanremo, che in questo momento è, diciamo, molto agitata in vista della finale. E è stato un momento intimo perché comunque nel marasma appunto delle migliaia di persone che si muovevano c'era questo piccolo ambiente che era Casa della Musica in cui niente, è stato un bel momento suonare insieme a Nicola Marconi, che è un mio amico chitarrista di Ancona. Hai suonato diversi brani presi dal tuo primo EP, Difetti di forma, come Bulbi, Città al posto delle tegole, e anche Muschio, che è il tuo ultimo brano uscito. Di che cosa parla? Muschio parla di un incontro non voluto con dei miei vecchi amici e amiche dell'università, perché erano persone a cui tengo tuttora molto, ma magari il fatto di spostarmi sempre da città a città non mi permette magari di vedere tutte le persone con cui sono appunto amico con uguale, diciamo, costanza, anche cercando di trovare un momento giusto, diciamo, per potersi aggiornare, eccetera. Quindi l'ho incontrata senza aver detto niente sul fatto che fosse a Bologna, e diciamo questa cosa mi ha un po' stordito, ed è nato questo brano.
Possiamo dirlo, dopo Muschio c'è un progetto che va avanti. Sì. Di che cosa, che sfumature ha, che sonorità ha questo nuovo progetto che Questo porti? nuovo progetto, appunto, che avrà come apripista appunto Muschio, è un po' più elettronico rispetto alle cose precedenti che avevo fatto. In realtà è un terreno che un po' avevo sondato con alcuni brani di Difetti di Forma, che è il mio primo album, ma cerchiamo di addentrarci un po' di più e vedere cosa potrebbe venire fuori se facessi questa roba qua. Tornando a Sanremo, visto che siamo qua ed è la finale, è un ambiente fantastico per un cantautore come te. Che cosa, che esperienza è, che significa venire a cantare qui in questa città in un giorno come questo? È incredibile, perché poi appunto era questo il giorno della finale e boh, vedi dietro le quinte di uno dei più grandi palcoscenici, anzi il più grande d'Italia, ed è incredibile essere proprio partecipe e vedere quanto sia seguito anche dalle persone al di fuori dell'Ariston, con un'attenzione insensata. Cioè, è un rito collettivo che abbiamo noi in Italia, che credo che sia abbastanza unico nel mondo, e ci prende tutti con una forza incredibile. Cioè, tutti i miei amici ne parlano, tutte le persone che conosco ne parlano. Essere qui in questo momento, diciamo, c'è un bel significato, soprattutto per chi fa musica, credo. Grazie mille, Leo, aspettiamo i tuoi nuovi brani allora. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Che se poi ci sentiamo, che musica hai ascoltato? Per stare così in alto, per stare così in alto, per stare così in alto. E no, tu dimmi di no, poi cadi disco, piano, aspettami e poi dimmi cose che hai detto, perché non sappiamo. Respiro e ti faccio per vedere il colore. Faccia per vedere il colore più bello che c'è. Eccoci tornati dopo queste belle immagini, questa bella chiacchierata che hai fatto con Atard. Insomma, il clima lì era sicuramente un clima in fermento e, beh, insomma, Sanremo è Sanremo. Sì, Sanremo e Sanremo, soprattutto per il mondo tutto della musica che si ritrova lì quella settimana, questi eventi sono davvero importanti perché si riesce a parlare, si vede anche altro oltre a quello che succede nell'Ariston, ci sono altre situazioni dove tutti, artisti addetti ai lavori, si incontrano, parlano di business e perché no, ascoltano musica nuova di artisti anche emergenti. Bene, ecco. Allora, io Simone, devo dire che è molto interessante questo approfondimento sanremese e so che hai già in cottura il nuovo approfondimento della prossima settimana. Non sveliamo niente, però insomma, anche lì cose molto interessanti. Cose molto interessanti a Milano. Questa A volta si Milano, torna questa alla volta base. torni nella Milano da bere. Allora, noi ci vedremo sicuramente la prossima settimana con un nuovo approfondimento di Simone Zappacosta, il nostro inviato musicale da Milano. E ti ringrazio, Simone, come sempre. Grazie a tutti, grazie. E arrivederci al prossimo appuntamento con il nostro inviato Simone Zappacosta. Ciao a tutti!